Oggi preparo con voi le melanzane grigliate, una ricetta semplicissima, contorno, piatto unico, utili per farcire i panini. Sono davvero buone e si fanno in tante maniere differenti. Io vi faccio vedere la mia, spero vi piacerà. Prima di iniziare vi ricordo di mettere segui alla pagina cliccando qui sopra se siete su Facebook, oppure di iscrivervi al canale cliccando qui sotto ed attivando la campanella se siete su YouTube. Iniziamo! E allora iniziamo dal condimento, quindi olio extravergine di oliva abbondante in un pentolino, accendiamo la fiamma, mettiamo 3-4 spicchietti d'aglio e li facciamo dorare leggermente. Bene, quando l'aglio si sarà dorato, mettiamo un po' di rosmarino, un po' di origano, un pochettino di peperoncino e qualche foglia di basilico. Bene così. Sempre fiamma spenta. Lasciamo raffreddare. Mentre il condimento si raffredda, con un normalissimo coltello a seghetto andiamo a tagliare le melanzane. Le facciamo spesse, circa 1,2 cm, 1,5 cm, così. Ovviamente la parte superiore la togliamo. E continuiamo a tagliare. Una volta tagliate tutte le melanzane, accendiamo i due fornelli e facciamo riscaldare la piastra. Ovviamente potete fare queste melanzane sia sulla piastra o semplicemente in una padella antiaderente. Bene, quando la piastra sarà calda, mettiamo le melanzane e le facciamo cuocere un paio di minuti per lato. Per avere l'effetto griglia, le possiamo girare a metà cottura soltanto di 180 gradi, così praticamente, cercando di non scottarci. Vediamo un po', mi sa che ci siamo, sì, quindi le giriamo e le facciamo cuocere ancora. Già che ci siamo, vi dico subito che chiaro che queste melanzane vanno benissimo come contorno per carne e per pesce, quindi sono ottime. Vi do una mia super ricetta per un panino. Hamburger di scottona, cipolle grigliate, melanzane grigliate e poi i pomodori. Una ricetta semplicissima, ma davvero gustosa. Continuiamo. Bene, secondo me ci siamo. Metto momentaneamente le melanzane in un contenitore e vado avanti alla stessa maniera. Ma ditemi una cosa, voi solitamente le fate rotonde o a fette? Io da bambino avevo mamma che le faceva sempre a fette e da qualche anno che le faccio rotonde e vi dico la verità, mi piacciono anche di più. Una volta grigliate tutte le melanzane, le mettiamo in un contenitore o in un piatto capiente. Poi prendiamo un cucchiaio, un pastino e filtriamo l'olio che abbiamo preparato in precedenza. Un altro goccino, poi metto il sale, facciamo un altro strato, anche sull'altro strato metto l'olio. E vado avanti ancora con un altro strato.
Bene, ora per comodità direttamente voglio sul pentolino versiamo tutto il condimento rimasto. Perfetto. E allora, che ve ne pare? Guardate qua, io sono curioso, ne assaggio una magari piccolina con voi. Fatela bagnare un po' qua. Vado a fare subito un buon panino. Allora, potete conservarle per 3, massimo 4 giorni in frigorifero, se tenute bene, belle coperte col condimento, in un contenitore ermetico. Non andate oltre i 3-4 giorni. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.